io sono nato a Kabul nel 1986. Già dalla mia nascita era la guerra civile in Afghanistan. Per le settimane non potevo uscire dal sotterraneo di casa perché era la guerra civile. Quando io uscivo vedevo buttati cadaveri a terra, donne violentate nelle strade. Quelle violenze facevano parte della mia vita, perché non conoscevo un altro mondo. E nella scuola coranica insegnavano uccidere il fedele è la cosa gradita di Dio. Ma tradizione al Corano era vietata nel nostro paese. Tu dovevi ascoltare il mullah che traduceva il Corano dalla lingua araba nella tua lingua. E poi il mullah che insegnava il Corano diceva: se voi partecipate alla lapidazione, Dio diminuisce i vostri peccati. E centinaia di bambini come me andavamo e vedevamo questi spettacoli. Io bambino tante volte mi veniva la domanda, no? Ma dicevo, ma perché questa tutta violenza, no? E mi dicevano, non è quelli che stanno la tagliando la testa di quella persona, quella cattiva. Allora io pensavo che cattive deve essere tagliate la testa. E insegnavano a noi, che a noi dicevano che nel Corano è scritto. Quel momento mi hanno creato un Dio. Mi hanno tolto il vero Dio, mi hanno creato un nuovo Dio. Un Dio che ti insegnava la sofferenza, ti insegnava uccidere, ti insegnava l'odio. Mia mamma, con sue piccolissime parole umane, mi metteva lontano da tutto odio. Quando vedevo talibani che frustavano le donne nelle strade, io tante volte dicevo a mia mamma: mamma, quando divento grande mi compro una frusta, anch'io voglio frustare con gli infedeli, no? La mia mamma mi ricorda, mi diceva: guarda loro bambini che stanno piangendo, a te piace che loro mi frustano e tu mi guardi. Ma quando soffri tanto, vedi tanta violenza, il cuore bianco diventa nero. Ma la presenza della mia mamma, la mia vita, e sempre teneva acceso quel punto bianco che è rimasto nel mio cuore. Portavo odio totale, non mangiavo cibo italiano, non salutavo, non incontravo nel dialogo con nessuno. Tutto il mio cambiamento, incontrare il diverso, in caso quel diverso che io portavo per tantissimi anni ora. La prima volta un infedele, un cristiano, un diverso che mi ospita, la sua mamma mi tratta come se io il suo figlio. Ultimo giorno della mia permanenza avevo molta febbre molto alta. Sua mamma mi copre con la coperta e la misura la mia febbre con le sue mani, no? E stesso gesto, quando io stavo male, la mia mamma faceva verso me, no? Quel piccolo gesto male da quella mamma e tantissimi altri piccoli gesti attraverso il diverso che ricevevo, mi ha cominciato a riflettere, mi permetteva di conoscere il diverso, quello che avevo paura, quello che io chiamo il punto bianco nel cuore dell'uomo. Quello non cambia con la violenza, non cambia con il potere, ma cambia con piccolissimi gesti umani. È arrivato il momento che ho detto: ma io chi sono? Ma io sono come sono musulmano che non ho mai letto il Corano. Ho trovato il mio Islam attraverso il dialogo con l'altro. E nella verità è Dio e amore. Già vedevo che era la mia vita cambiata, non condividevo la vita più, la vita del passato, non condividevo più le feste lussose, non condividevo più droga, non condividevo più violenze contro bambini, non avevo più il cuore che quando ero con loro, quel nero dell'odio. Il mio dolore del passato, la sofferenza del passato è diventato forse dal mio presente. Lasciato le armi,
e sono ex capitano dell'esercito, ti ha lasciato le armi e preso la pena e testimoniato la mia vita. Quella mi è costato tantissimo testimoniando. I miei amici cominciavano ad accusarmi al cristianesimo, erano tolta amicizia con me. E mi è cambiato piccolissimi gesti. Allora per questa cosa lotto, e la cosa che vince l'incontro, il dialogo con il diverso, i piccoli gesti umani che cambia la storia del popolo. È una storia scomoda per fondamentalisti. Nonostante tutto non ho paura da loro, perché ho detto non ho paura perché io ho scelto la libertà.